Siamo con il dottore Pasquale Simonelli, presidente della clinica Atena, che in realtà ogni anno o comunque in tutte le occasioni non si tira mai indietro per quanto riguarda la prevenzione. Anche quest'anno, dottore Simonelli, che cosa si prevede? Allora, noi il giorno 22 di questo mese, quindi 22 ottobre, faremo la cosiddetta passeggiata in rosa. Perché? Perché è la giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno. La clinica, che è sempre sensibile a queste sollecitazioni di medicina sociale, specificamente per questo tumore che è sempre molto a rischio, nonostante siano state avanzate le cure per questo tipo di tumore. Dottore Simonelli, quando è importante la prevenzione in modo particolare per questo tipo di tumore? Tantissimo, perché la prevenzione riesce ad evitare che un nodulo, che potrebbe tranquillamente essere asportato in una fase precocissima, quindi ancora quando non c'è diffusione, venga diagnosticato attraverso un semplicissimo esame ecografico o mammografico, che può essere fatto a qualunque età. Qualcuno spaventa ancora che le radiazioni legate alla radiografia della mammella siano pericolose oppure possono risvegliare un tumore. È una stupidità, perché le nuove tecnologie, quindi le nuove attrezzature mammografiche, sono a bassissimo rischio di radiazione. Poi spesso si associa e si deve associare l'ecografia negli screening successivi, per cui rischi zero. Però saperlo in anticipo significa salvare la vita. Che cosa prevede esattamente la giornata? La giornata che noi organizziamo, stiamo organizzando per il 22, prevede un incontro in Piazza Roma a Piedimonte per organizzare alle 9:30. E ci si riunisce tutti insieme per fare una passeggiata ecologica dentro il nostro comune. Difatti c'è il patrocinio anche del comune di Piedimonte Matese. Si parte da Piazza Roma. Complessivamente sono 3 km 800 metri. Si partirà con le magliette in rosa che sono state regalate dalla clinica e verranno regalate dalla clinica a tutte le partecipanti. Donne, noi invitiamo alla partecipazione tutti, non solo le donne, uomini, donne, bambini. Deve essere una partecipazione collettiva per stimolare alla prevenzione. Chiaramente non è che ci dobbiamo fermare alla prevenzione per il cancro al seno. Questa è l'occasione per fare prevenzione anche su altri tipi di tumore. Difatti noi daremo un dépliant che stiamo stampando, dove oltre alla spiegazione per prevenzione specifica per il seno secondo tutte le fasce di età, stimoliamo a fare prevenzione a livello globale. L'ultima domanda, dottore. Sì. Qual è l'esame che lei consiglia per questi tipi di tumore come primo approccio? Primo approccio è una visita da un medico, che può essere un ginecologo o un internista, perché la palpazione è il primo approccio. Anzi, è educativo che si faccia l'autopalpazione, perché nel dubbio di un noduletto si può chiaramente intervenire facendo gli esami successivi, che sono mammografia, ecografia, e poi visita specialistica che ci dà maggiori indicazioni, quindi è semplicissimo.